Sì, oggi siamo tornati qui in prefettura perché sta venendo meno la fiducia verso le istituzioni, verso il nostro dipartimento. Giorno 18 luglio eravamo qua per chiedere alla prefettura di sollecitare il dipartimento ad aumentare l'organico in Sicilia, a far arrivare mezzi idonei per fronteggiare le emergenze. La maglietta che oggi indosso è l'espressione del vigile del fuoco quando vado ad affrontare incendi di grossa entità. Significa mettersi addosso più di 30 kg, sovraccaricare il lavoratore, la tachicardia aumenta, lo stress correlato aumenta, però ad oggi ancora non abbiamo riconosciute le malattie professionali, non abbiamo un'assicurazione che ci tutela al 100%. Vogliamo rispetto per la Sicilia, abbiamo visto già ieri un assaggio di un primo nubifragio nel territorio di Caltanissetta. Se non si riclassificano le sedi, se non si aumentano le sedi di servizio, ancora oggi siamo costretti a chiudere i distaccamenti, anche per più di un mese. Nessuno sta intervenendo, nessuno sa quello che deve dire, solo chiacchiere, solo encomi finti. Noi siamo stanchi, vogliamo risposte esaustive, se no oggi da qui non andiamo via.